sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Il Verbo si fece carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è la sua della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio. La Chiesa, tutti degni del Signore Cristo. Preghiamo, imponti nel nostro spirito la tua grazia, Padre. Tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, per sempre, per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, per sempre, per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Angelo di Maria, che sei il mio custode, illumina, illumina, custodisce, regge, governa me, e di cui è affidata dalla vita celeste. Amen. L'eterno riposo non avrò, Signore, se ne avessi una luce per te, con il riposo di pace. Amen. Dio vieni a salvarci. Signore, vieni presto a tutto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, per il cuore delle nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno. Porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nostra Signora della Fortuna. Meditiamo i misteri della gloria. Primo mistero, Gesù risorge da morte, dal Vangelo secondo Matteo. L'angelo disse alle donne, non abbiate paura, so che cercate Gesù crocifisso, non è qui, è risorto come aveva detto. Contemplando il risorto, il cristiano riscopre le ragioni della propria fede e rivive la gioia degli apostoli e di Maria. Frutto del mistero è la fede. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetta a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci menzionare in tensione, e liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è la cosa nostra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è la cosa della nostra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,
seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nostra Signora della Coltura, secondo mistero, Gesù ascende al cielo, dagli Atti degli Apostoli. Due uomini in bianche vesti si presentarono a loro e dissero: uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo Gesù, che è stato tra voi assunto fino al cielo, tornerà un giorno allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. L'ascensione di Gesù è la speranza che dove è andato lui, capo e primogenito, andremo anche noi. Frutto del mistero, la propria santificazione. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, Signore con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria, Padre, Figlio e Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
nostre, e serviteci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente delle più bisognose della tua misericordia. Nostra Signora della Cultura. Terzo mistero, Gesù ascende al cielo. Gesù ascende al cielo. Discende lo Spirito Santo. Sì, terzo discende. La discesa dello Spirito Santo dagli Atti degli Apostoli. Ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. La Pentecoste mostra il volto della Chiesa a quale famiglia è riunita con Maria, ravvivata dall'effusione dello Spirito Santo, pronta per la missione evangelizzatrice. Frutto del mistero, la speranza. Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, ma non ci permette la tentazione di metterci la mano. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gloria a Dio, Cinque, ora e sempre, e secolo e secolo. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le intenzioni nostre per la tua misericordia. Nostra Signora della Cultura. Quarto mistero, l'assunzione di Maria al cielo. Dal Vangelo secondo Luca. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto di me l'Onnipotente, è santo il suo nome. Con l'assunzione Maria anticipa il destino riservato a tutti i giusti, con la risurrezione della carne. Frutto del mistero, amore fraterno. Padre nostro che sei in cielo, sia
Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Nostra Signora della Compassione. Quinto mistero, Maria regina del cielo e della terra, dal libro dell'Apocalisse. Nel cielo apparve un segno grandioso, una donna vestita di sole con la luna sotto i suoi piedi e sul suo capo una corona di 12 stelle. Maria rifugge quale regina degli angeli dei santi, anticipazione e vertice della condizione futura della Chiesa, frutto del mistero, amore per Maria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Donaci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debiti. Non ci Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, offre lo cielo che potrà amare, specialmente le imprese nostre della tua misericordia, Nostra Signora della Colpa, Maria Paterna. Salve, Regina, Madre di Misericordia.
Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vergine santa, sovrana del cielo e della terra, protettrice nostra Maria, tu che sei colui della nostra grazia, dalla dolcezza, la vita e la anima nostra, allontana da noi ogni felicità. Noi ci rifugiamo tra le tue braccia, come un bambino corre con la grazia e preso con sua madre. Difendici contro il male, proteggici per le cose delle nostre colpe, mostraci il tuo favore nell'ora della nostra morte. Te ne preghiamo per amare di misericordia, e siamo sicuri che ottenendo da Dio per un mezzo la grazia della salvezza eterna, e terremo giudizio con te in paradiso, a volere Gesù, curato e benedetto, insieme con Padre, così fino a Santo. Thank you.
Anch'io, onnipotente, e a voi fratelli, vi ho molto peccato in pensieri, parole, opere o istorie. Per mia colpa, mia colpa, mia colpa. E supplico la beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. Il tuo aiuto, Signore, ci renda sempre lieti nel tuo servizio, perché solo nella dedizione a te, fonte di ogni bene, possiamo avere felicità piena e duratura. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, che vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Io, Giovanni, vidi, ecco, una porta era aperta nel cielo. La voce che prima avevo udito parlarmi con una tromba diceva: sali quassù, ti mostrerò le cose che devono accadere in seguito. Subito fui presi dallo Spirito. Ed ecco, c'era un trono nel cielo, e sul trono uno stava seduto. Colui che stava seduto era simile nell'aspetto a diaspro e cornalina, un arcobaleno simile nell'aspetto a smeraldo avvolgeva il trono. Attorno al trono c'erano 24 seggi, e sui seggi stavano seduti 24 anziani, avvolti in candide vesti con corone d'oro sul capo. Dal trono uscivano lampi, voci e tuoni. Ardevano davanti al trono sette fiaccole accese, che sono i sette spiriti di Dio. Davanti al trono vi era come un mare trasparente, simile a cristallo. In mezzo al trono e attorno al trono vi erano quattro esseri viventi, pieni d'occhi davanti e dietro. Il primo vivente era simile a un leone, il secondo vivente era simile a un vitello, il terzo vivente aveva l'aspetto come di uomo, il quarto vivente era simile a un'aquila che vola. I quattro esseri viventi hanno ciascuno sei ali, intorno e dentro sono costellati di occhi. Giorno e notte non cessano di ripetere: santo, 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 il Signore Dio l'Onnipotente, colui che era, che è e che viene. E ogni volta che questi esseri viventi rendono gloria, onore e grazie a colui che è seduto sul trono e che vive nei secoli dei secoli, i 24 anziani si prostrano davanti a colui che siede sul trono e adorano colui che vive nei secoli dei secoli e gettano le loro corone davanti al trono dicendo: tu sei degno, Signore Dio nostro, di ricevere la gloria, l'onore e la potenza, perché tu hai creato tutte le cose per la tua volontà, esistevano e furono create. Parola di Dio. Grazie. Santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente. Santo, santo, santo il Signore Dio l'Onnipotente. Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo nel suo maestoso firmamento, lodatelo per le sue imprese, lodatelo per la sua immensa grandezza. Santo, 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 il Signore Dio l'Onnipotente.
lodatelo con il suono del corno, lodatelo con l'arpa e la cetra, lodatelo con tamburelli e danze, lodatelo sulle corde e con i flauti. Lodatelo con cimbali sonori, lodatelo con cimbali squillanti, ogni vivente dia lode al Signore. Santo, 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 il Signore è Dio. Perché mi sono detto, celebrare
320, non c'eravamo, ma possiamo immaginare il furor di popolo. Questo blocco di pietra che viene trionfalmente portato in questo tempio, che era agli inizi della sua costruzione, non può non parlarci di un movimento. Non è una pietra soltanto che si muove, fratelli e sorelle carissimi, ma se non cogliamo il messaggio spirituale del movimento, ed è qui che, con un po' di fantasia, un po' di intuizione, un po' di studio, un po' di preghiera, ecco il tema. Maria, donna del movimento. Perché, fratelli carissimi? Questa parabola ci aiuta. In fondo, non è forse vero che la paura irretisce, paralizza, blocca? Quante volte nelle dinamiche di fede siamo bloccati nei nostri atteggiamenti, non riusciamo a cambiare comportamenti, pregiudizi, stereotipi che anche l'uomo di fede in sé attua, consapevolmente o meno. Quante volte anche noi di fede, noi del recinto, noi del santuario, quelli della chiesa, corrono il rischio di vivere una fede paralizzata, granitica, una fede da pacchetto. Credi questo e starai bene, credi questo e tutto il resto non importa. E io, fratelli carissimi, credo che invece la Madre di Dio è per eccellenza la donna del movimento, la donna della fede fresca, la donna del dinamismo della grazia. Non me l'immagino affatto come una donna immobile, chiusa in se stessa, lì a contemplare e a meditare. In realtà, fratelli carissimi, quel poco che sappiamo dai Vangeli ci dice tutt'altro, ci rivela di una donna sollecita per le necessità degli altri, una donna che sappiamo partire e fare un lungo viaggio tra montagne e strade per nulla comode per andare a visitare sua cugina Elisabetta, in attesa. E allora, fratelli carissimi, sentite bene come il dinamismo della grazia si esprime attraverso questa parabola, che poi è la versione lucana della parabola dei talenti che abbiamo ascoltato nella versione di Matteo domenica scorsa. La mina, siccome era di sticero, hanno tradotto la moneta d'oro, ma la mina, certo che la moneta d'oro, certo la mina che si mette per far esplodere qualcuno. Nel Vangelo la mina non può che essere una moneta d'oro, ma adesso ci sono esegeti molto fini quando traducono. Beh, allora la mina non è più la mina, la moneta d'oro. Beh, ci siamo intesi. La moneta d'oro o le monete d'oro date, che cosa sono? Sono, lo dicevamo già nell'interpretazione di domenica scorsa, sono le capacità affidate a ciascuno di noi, le capacità che devono accogliere il dono, Gesù Cristo. Guardate com'è forte, e anzi anche di più nella versione lucana, il fatto che Gesù questa parabola la racconta mentre si sta dirigendo verso Gerusalemme. E guardate anche il contrasto. Quest'uomo divide i suoi beni, il suo denaro, mentre sta per farsi incoronare re. Di chi parla secondo voi Gesù Cristo, se non di se stesso? Sta andando a Gerusalemme per farsi incoronare re. Guardate, tutte le nostre capacità, quanto è efficace la parabola che dice Gesù Cristo, che ci tratta da intelligenti, non da beoti, da intelligenti. Ragionate, la cornice per apprendere l'eredità che vi lascio non può che essere Gerusalemme, laddove si va a morire e risorgere. Io sto andando a Gerusalemme a farmi incoronare re. E quale re? Re di infamia? Re di morte assurda e orribile? Quale re, Signore Gesù? Quale legalità ci insegni? La legalità che si offre, si annienta per amore. E allora guardate, cosa bisogna fare per accogliere il dono di questo re a portata di noi, a portata di ciascuno di noi? Beh, non si può che accogliere questo re facendo fruttificare le capacità che egli ci ha donato. Importa 10, 5, 2, 1, ognuno secondo quanto può dare, purché dia tutto, purché faccia fruttificare. Allora, una fede dinamica, carissimi, la fede di Maria è la fede che per eccellenza ci proietta in questo movimento, non una fede ammuffita, stantia, che in questi tempi non parla più a nessuno, ma una fede che abbia il coraggio di tirare fuori tutta l'umanità, anche noi preti, anche il consacrato ormai non conta più,
per il don o il padre che ha, ma ci mette tutta la vita, ci mette la faccia. Sono caduti tutti i ruoli. Oggi non esiste più il prete ammirato soltanto per il fatto di essere prete, il don ammirato sulla piazza di paese solo per il fatto di essere donna. Questo non esiste più. Se ci possono sputare in faccia, ci sputano tranquillamente. E non a torto, mi permetto di dire, o non sempre a torto. Faranno peccato, ma io un po' li comprendo. Questo perché? Perché vedete, stiamo entrando in una fase dell'umanità, in una fase dello Spirito Santo che soffre, che ci sta dicendo. Noi ormai dobbiamo entrare in questo modello di santità, di chiesa che come una famiglia, un corpo solo, un cuore solo, un'anima sola, cammina insieme, edifica, rende presente il regno, già qui, chiamato chiesa. Allora, noi dobbiamo, in questi tre giorni vorrei che ci facessero riflettere in modo serio su questo, proclamare una fede dinamica, una fede in movimento. Avrebbe senso celebrare la traslazione di un blocco di pietra? Se la nostra fede rimanesse un blocco di pietra, se in noi non ci fosse nessuna novità, nessuna voglia di movimento, di uscita da noi stessi. E guardate, questo lo stiamo dicendo, ed è importante che ce lo diciamo, in un momento in cui la tentazione di isolarsi, di chiudersi, di farsi vincere dalla paura è forte. La tentazione di dire le cose vanno male, precipitano, si salvi di cuore, ognuno pensi a se stesso. Questa è l'uccisione della Chiesa, questa è la morte della comunità cristiana, questa è la morte del nostro essere Chiesa, che non possiamo dirci tali, che non può dirsi tale, se non per il fatto che non sviluppa semplicemente rapporti superficiali, formali, ma rapporti di amicizia. Si direbbe un tempo di buon vicinato, dove ci si conosceva tutti, e in una strada il profumo del sugo e del ragù era una cosa che riguardava tutti. Nella via di Trento, quando mia nonna faceva la pentolona delle polpette, delle braciole, mangiavano tutti, invitava tutti, anche perché il profumo si spandeva per tutta la stradina, era chiusa, ma all'epoca si poteva dormire con le porte aperte e nessuno veniva a rubarti. Quel profumo invitava tutti, lì eravamo chiesa, guardate, capisco tante cose, si capisce la diffidenza, la malvagità, il tradimento, una spregiudicatezza senza più alcun pudore, ma come cristiani dobbiamo sempre avere fiducia in uni gli altri, dobbiamo insistere nelle relazioni, dobbiamo coltivare rapporti relazionali, perché se non lo facciamo noi riduciamo la fede a una privacy, a qualcosa di intimistico. Ecco perché con coraggio dobbiamo chiedere al Signore, e lo dobbiamo chiedere per intercessione di Maria, di darci il dinamismo come ha fatto lei. Noi non dobbiamo fare come quel servo che ha commesso un errore. Dice, ma poverino, quella aveva avuto un solo talento, una sola moneta. Ma la colpa di quel servo non è di aver avuto una moneta, come se fosse un mentecatto, uno meno intelligente, meno bravo degli altri, no. La colpa di quel servo, sapete qual è stata? Che quella moneta non l'ha mai considerata sua, l'ha sempre considerata qualcosa che non gli apparteneva. Il re che sta per essere incoronato re, quelle soldi, quelle monete, le dà davvero, diventano proprietà dei servi che devono amministrare quei beni secondo le capacità ricevute e farli fruttificare. Espandere il nome di Cristo a tutti. Questo è il nostro compito come servi. Testimoniare Cristo al mondo intero. Questo è il nostro compito. Non dobbiamo avere paura e dire, oh Signore, con falsi umilismi, non sono degno, non sono capace di piangerci addosso. Questi sono atteggiamenti di paralisi, di morte, di cancrena interiore. Gesù, dacci il movimento della tua dolcissima mamma, mentre noi ci immaginiamo il movimento di folla che porta l'effigie di tua madre dalla Chiesa Matrice al santuario. Noi con lei diciamo, Maria, siamo tutti missionari, usciamo insieme, usciamo senza paura, anzitutto da noi stessi e poi dagli angusti e limitati schemi con cui siamo soliti vedere il mondo. Apriamoci alla novità dello Spirito. Mo' vi dico una cosa, così vi faccio ridere, e chiudo.
dite, è un fatto di anagrafe o di cuore? Si è giovani, perché ho 20 anni, sono nato negli anni 90, negli anni 80, 70, o perché dentro ho il mio Signore? Beh, rispondete tutti, d'altronde non è difficile rispondere. Certo che non è questione di rughe sulla pelle, certo che non è questione di uno, due bastoni o del girello, certo che non è questione di dire sono vicino al regno dei cieli, è questione di dire che ogni giorno è come se fosse un unico giorno, e mentre sto avvicinandomi alla meta dei cieli, io non posso starmene lì a vivere la fede di rendita e conservazione, ma devo andare sulle strade del mondo. Sia questo l'augurio di questo centenario, la capacità di muoverci sempre verso le esigenze degli altri, molte volte nel nascondimento e senza suonare le trombe. Dio solo ci vede e ci ricompenserà. Fratelli carissimi, eleviamo al Signore la nostra preghiera, dicendo insieme: Dio della vita, ascoltaci. Dio della vita, ascoltaci. Perché gli uomini siano attenti più alla presenza silenziosa della grazia e del bene che alle manifestazioni rumorose del peccato e del male. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Perché la Chiesa manifesti la gloria del Padre con l'impegno paziente nell'evangelizzazione, il coraggio nella prova e la perseveranza nel bene. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Perché coloro che soffrono a causa dei propri limiti e difetti rendano grazie al Signore per ciò che di buono hanno ricevuto, piuttosto che lamentarsi per ciò di cui manca. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Perché ogni lavoro non sia valutato unicamente in base al guadagno, ma anche per il beneficio offerto all'umanità. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. Perché la nostra comunità non si lasci vincere dalla pigrizia e dai sentimenti di sfiducia di fronte agli insuccessi, ma con umiltà ponga la propria speranza nel Signore. Preghiamo. Dio della vita, ascoltaci. O Dio creatore del cielo e della terra, che hai fatto l'uomo a tua immagine, fa che riconoscenti per la vita che abbiamo ricevuto e dei doni di cui l'hai arricchita, portiamo frutti abbondanti per la nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E veramente cosa buona e giusta renderti grazie per la tua immensa misericordia, Dio onnipotente e Re di gloria. Per mezzo del Cristo, tuo direttissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature. Ti lodano gli uomini davvero redenti, ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi ci uniamo con gioia a questo immenso coro per cantare la tua lode. Cena allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova e eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. Ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo, umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci unisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fernando e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione. Rosario, Lucetta, Maria e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, a
ammetti a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci la parte della vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, o San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, San Domenico nostro Padre, i nostri santi compatroni di Sebastiano e Rocco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori. Non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con voi.
Preghiamo. O Padre, che ci hai obbedito con questo sacramento, ascolta la nostra umile preghiera. Il memoriale che Cristo tuo Figlio ci ha comandato di celebrare, ci edifichi sempre nel vincolo del tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ti ringraziamo, o Avvocata nostra Maria, perché ti sei stabilita in mezzo a noi come fortezza inespugnabile che ci difende dagli assalti del male. Ti supplichiamo, proteggi la nostra vita in modo da mantenerci saldi nella pratica delle virtù cristiane e meritare di partecipare con te alla gloria eterna. Amen. Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Amen.